Bella raga, qua ZW, bentornati sul mio canale, bentornati, siamo qui con la carriera allenatore con il Milan, è una rebuilding. Prima di iniziare vi ricordo di scaricare qua sotto OneFootball, la miglior app per stare sempre aggiornati col mondo del calcio, mi raccomando ragazzi, è gratis. Un'altra cosa che ci tengo a dire prima di iniziare è che quest'anno EA Sports ha veramente fatto un fail clamoroso, perché sta succedendo un casino, veramente un casino con questa carriera allenatore. Io vi consiglio di andarvi a vedere il video di Yas, che è uno youtuber che tra l'altro conosco anche personalmente. Ha fatto un bellissimo video, magari ve lo lascio qua nelle schede da qualche parte. Andatelo a vedere perché sta succedendo veramente un casino con la carriera allenatore. Quest'anno la carriera allenatore è veramente rotta e io meno male che l'ho iniziata col Piemonte Calcio. Così almeno mi diverto, mi compro i giocatori direttamente forti, vi divertite anche voi. E almeno evitiamo di farci il sangue amaro, come si vuol dire, perché veramente la carriera quest'anno è stata fatta malissimo, è stata fatta coi piedi. Per dirvi, cioè, avevano fatto l'aggiornamento e niente. Adesso è sparito di nuovo l'aggiornamento, quindi io sono qua a fare questa rebuilding con il Milan, praticamente senza l'aggiornamento. Siamo ad ottobre, FIFA è uscito da 2 settimane, quasi praticamente, tenendo conto di Access, eccetera, eccetera. E io devo giocare ancora con André Silva al Milan. Non ha assolutamente senso, però fa niente, ragazzi. Torniamo adesso al video. Milan, che anche qui, Milan che sta facendo malissimo. Oggi veramente un video, cioè i tifosi milanisti che giocano carriera, tipo questo video è... Però vabbè, dai ragazzi, rido per non piangere veramente. Comunque, rebuilding challenge con il Milan, bisogna ricostruirlo e ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Perché vi faccio vedere subito chi ho puntato. Sono andato prima, off camera, a cercare un po' di giocatori, magari anche un paio di giocatori in scadenza, quindi da comprare a poco prezzo. Fatemi sapere inoltre qua sotto nei commenti se vorreste un video ad hoc per i giocatori da comprare il primo anno a parametro zero. Fatemi sapere perché ogni anno di solito lo faccio, va sempre bene, quindi ve lo riporterei anche quest'anno. Comunque vorrei prendere Blind dell'Ajax, che può fare il CDC, il DC e il TS, 83-29 anni. In teoria, perché anche qui ragazzi, in teoria, con il nuovo aggiornamento, ma è vero, però in teoria non dovrebbe decrescere giocando perché ha 29 anni e perché hanno aggiunto comunque gli overall dinamici, quindi in teoria non dovrebbe decrescere. Poi vorrei Gundogan, comunque a centrocampo ottimo anche lui, un bel Otamendi, così tipo massimo 23-24 milioni, ok che ha 31 anni, però un bel difensore centrale da accostare appunto a Capitan Romagnoli. Azpilicheta come terzino destro sarebbe ottimo. Mustafi, nel caso non dovessimo riuscire a comprare Otamendi, potrebbe essere tipo la riserva di Caldara, potremmo vedere ragazzi, anche perché questa lo hanno downgradato, quindi non costa nemmeno tantissimo, cioè valore 13 milioni. Poi Vertonghen, anche qui sarebbe tipo il super acquisto, 87 di overall e comunque è un giocatore anche in scadenza, quindi lo potremmo prendere a circa 29-30, si spera. Io punto lì davanti il Matador Cavani, giocatore anche questo in scadenza, che ovviamente col suo 88 di overall in coppia con Piontek creerebbe un super attacco. E poi il fatidico ritorno di Thiagone Silva, 34 anni, ok, però 87 di overall e poi soprattutto ragazzi, come vi dicevo, un famosissimo ritorno perché Thiago Silva comunque diciamo che è esploso al Milan e quindi farlo tornare dopo un paio di anni potrebbe appunto riportare magari il Milan a, che ne so, rivivere una vecchia gloria. E poi ragazzi, guardate quanto costa 20 milioni, quindi insomma abbiamo un budget trasferimenti di 40 milioni, quindi non è che sia così alto e infatti dobbiamo andare nella brosa a scegliere qualche giocatore da vendere. Allora ragazzi, io Strinic lo andrei a vendere. Lo andrei a vendere, però vorrei vendere anche Rodriguez. E quindi tra Rodriguez e Strinic io mi terrei Strinic a sto punto, perché tanto le rose non sono aggiornate. Mi terrei Strinic e andrei a mettere in vendita Ricardo Rodriguez, perché il valore dello svizzero comunque è più alto, di 16 milioni, magari ce ne riusciamo a fare 20 e mettiamo così Theo Hernandez titolare 21-76, molto forte. Metterei in vendita anche Matteo Musacchio, perché comunque vi dicevo ragazzi, voglio prendere un DC molto forte. Gabbia lo teniamo, Leo Duarte lo teniamo come panchinaro, Romagnoli ovviamente il capitano titolarissimo, Caldara per adesso titolare, però se dovesse arrivare un 85-86, avete visto ragazzi quelli giocatori punto, se dovesse arrivare comunque un nuovo acquisto in difesa, ovviamente Caldara si sposterà in panchina, però per adesso è titolare. Metterei nella lista trasferimenti anche Lucas Biglia. Il centrocampo più di tanto non lo toccherei, toccherei più che altro Borini, che lo andrei a mettere nella lista trasferimenti, Halilovic in prestito lasciamolo lì e poi ovviamente André Silva, che per fortuna, cioè in tutto questo schifo di FIFA almeno André Silva ci potrà dare un po' di
soldi, perché ovviamente lui non c'è, lui è al Francoforte, non abbiamo Rebic, va bene, abbiamo Andre Silva che lo possiamo vendere per la rebuilding, tra virgolette, tra molte virgolette, va anche bene. Comunque io inizio la simulazione e aspettiamo le prime offerte. Ecco, arriva subito l'offerta del Wolfsburg proprio per Andre Silva di 21 milioni e 4. Io delego, provo a fare tipo così 31 milioni l'offerta classica, la richiesta classica, scusate. Il Torino ci offre 11 milioni per Lucas Biglia. Io delego anche qui, magari gliene chiedo 16. Anche se andrebbero bene, ragazzi, 13 milioni, 12 milioni e mezzo. Non ci sto credendo, il Wolfsburg ha accettato di pagare 31 milioni per Andre Silva. Cioè veramente, ragazzi, non me lo sarei mai aspettato, ve lo giuro. Quindi andiamo ad accettare 31 milioni per l'attaccante portoghese. Il Torino accetta di pagare 13 milioni, quindi veramente sta andando benissimo. E in più ci arriva l'offerta del Valencia per il nostro Ricardo Rodriguez di 19 milioni. Vado a delegare. A questo punto magari potremo fare un bel unplane. Perfetto, ragazzi, Biglia venduto, Andre Silva venduto, e in più il Valencia ci arriva ad offrire 23 milioni per Ricardo Rodriguez. 23 milioni che comunque a me vanno benissimo, andiamo ad accettarli. Ci arriva un'offerta di trasferimento per Fabio Borini dal Marsiglia. Deleghiamo, speriamo di fare anche qui una cifra intorno ai 12 milioni. Ci andrebbe benissimo, ragazzi. Occhio però, ragazzi, intanto, perché Cavani è stato contattato dall'Atletico Madrid e il PSG ha ricevuto un'offerta di 46 milioni quasi. Quindi vediamo di fare un po' di soldi in fretta, perché Cavani sarebbe veramente un ottimo giocatore. Allora, ci arrivano due offerte per Musacchio, 16 milioni e 500. Da chi? Allora, ah, dal Benfica, vabbè, io delego ad entrambi, vediamo. E poi, ragazzi, provo a chiedere circa 30 milioni anche dal Bayer Leverkusen per Çalhanoğlu, giocatore che, se non erro, non ho messo sul mercato. Fatemi vedere quanti soldi abbiamo intanto per andare magari ad acquistare Cavani. Abbiamo 75 milioni, quindi io gliela farei anche un'offerta a Cavani. Comunque, prima di andare avanti con il video, ragazzi, momento magliette, perché tutti me lo state chiedendo, ma se vorreste delle magliette come queste, qua sotto in descrizione c'è il link di FC Maglia. Allora, ragazzi, ho per voi anche una promozione veramente figa, perché me l'hanno detta veramente da pochissimo e quindi ve la dico subito. Allora, comprando 40 euro di magliette riceverete una maglietta gratis completamente, e comprando 100 euro appunto di magliette, che poi magliette anche di prodotti, ragazzi, qualsiasi prodotto, perché vendono anche felpe, tute, qualsiasi cosa. Comunque vi dicevo, a 100 euro di prodotti riceverete due maglie. Io vi faccio vedere le maglie, perché ragazzi sono fatte veramente bene, sono originali, non ufficiali, nel senso, qui è tutto in rilievo, cioè potete farci mettere il nome, eccetera eccetera. Il link è in descrizione, ragazzi, e sul mio profilo Instagram ho fatto anche nelle stories in evidenza, comunque ho fatto vedere bene il procedimento per acquistarle. Cioè vedete, vi arrivano completamente con l'etichetta, tutte fighissime, di qualsiasi squadra. Io ve lo ricordo nuovamente, il link è in descrizione. Utilizzate il mio codice sconto, ovviamente, perché sennò. Comunque, vogliamo subito dal Matador Cavani. Allora, proviamo a fare anche noi un'offerta di 45 milioni. Mamma mia, Cavani al Milan. Penso che soltanto in questa carriera rotta di FIFA potrebbe arrivare. Io gli offro 50 milioni, così superiamo anche le offerte che il Paris Saint Germain ha ricevuto. Mamma mia, 56 milioni. Ragazzi, sicuramente lo prendiamo Cavani, però vediamo di prenderlo a una cifra ragionevole. 56 milioni e 2, e che cavolo, facciamo così, ti aggiungo la clausola da rivendita del 15%, però facciamo 50 milioni, ok? Tanto Cavani ha 32 anni, non so dove possa andare, non la vuole, 56 milioni, e a sto punto accettiamo, così almeno ce lo prendiamo subito, ragazzi, perché altrimenti poi se lo comprano altre squadre. Il Matador Cavani al Milan. Andiamo a fare subito lo stipendio, 88, Matador Cavani e Piontek, milanisti, lo vorrei Cavani al Milan, mamma mia. Allora, ignora clausola rescissoria, ok, gli andiamo ad aumentare comunque lo stipendio, gli facciamo 210.000, così almeno non penso che rompa. Perfetto, ha accettato, quindi il primo acquisto lo abbiamo fatto, il Matador Cavani. E a questo punto bisognerebbe cambiare nuovamente la formazione, ragazzi. Metterei Suso come COC e poi appunto lì davanti Piontek e Cavani, con Paquetà che fa il CC, tanto lo può fare, Bonaventura e Franco che sì, magari che sì, qui in mezzo. Ok, già molto più decente una formazione così. Comunque, Ricardo Rodriguez venduto, 18 milioni per Musacchio. Perfetto, perché con questi soldi, ragazzi, ci andremo a comprare il difensore centrale per sistemare la formazione. 11 milioni anche per Borini. Mamma mia, quanto sto fatturando. E poi la Roma ci offre, attenzione,
attenzione, una bella cifra per Castiglieo. Castiglieo che comunque non sarebbe importante nel mio nuovo modulo, perché lui è un esterno e potremmo chiedere tanti soldi per lui. Quindi io magari provo a fare anche qui la trattativa. Abbiamo 37 milioni nel frattempo, quindi ritorniamo nel nostro hub mercato. E a questo punto, ragazzi, sono indeciso se provare a comprare Vertonghen oppure Thiago Silva. Vertonghen magari ha 2 anni in meno, però Thiago Silva è comunque Thiago Silva, ragazzi. Quindi proviamo a prendere Thiago Silva, anche perché quest'anno, giocando, i giocatori, ve lo sto dicendo, non dovrebbero scendere. Quindi proviamo a prendere Thiago Silva. Gli faccio un'offerta di 20 milioni, è un giocatore comunque in scadenza, infatti accettano. Cioè 20 milioni, ci andiamo a prendere Thiago Silva. Ok che ha 34 anni, ragazzi, ma cavolo, cioè è sempre Thiago Silva e lo stiamo pagando 20 milioni. Capite che comunque è un affare. 150.000 di stipendio, così non mi chiede il bonus. Accetta ed arriva anche Thiago Silva. E ragazzi, adesso secondo me dovremmo soltanto andare a prendere un centrocampista centrale, perché comunque i terzini sono giovanissimi e non so, già la squadra sta prendendo molta più forma. Cioè io vorrei giusto un centrocampista centrale, magari, non so, al posto di Kessié o di Bonaventura, perché Paquetà comunque cresce molto. E vediamo, vediamo quanti soldi abbiamo, ragazzi. Allora, accettano di pagare 23 milioni per Çalhanoğlu, anche perché Çalhanoğlu è un'ala, quindi noi ne abbiamo più ali. Ok, che può fare il COC, però comunque abbiamo già Paquetà e Suso. E Musacchio andiamo ad accettare anche 21 milioni dal West Ham. Non ci sto credendo, la Roma decide di pagare 34 milioni per Samu Castiglieo. Io accetto subito, 24,80, ma lui è un'ala, quindi ragazzi ci va benissimo. Venduto Musacchio, Çalhanoğlu venduto, Borini venduto. Quindi a questo punto sapete cosa facciamo? Aspettiamo di vendere anche Samu Castiglieo e andiamo a comprare un CC top player per sistemare la squadra. C'è un'offerta anche per Calabria, ma no, Calabria lo teniamo. Perfetto, Samu Castiglieo venduto. Andiamo a vedere il nostro budget. Abbiamo 85 milioni, signori. Con questi soldi io provo a fare un'offerta per Christian Eriksen. Magari offriamo anche una contropartita tecnica, che può essere un Ben Nasser, non lo so, adesso vedremo, ragazzi. Eriksen comunque giocatore anche lui in scadenza. Proviamo a offrire un centrocampista, come vi stavo dicendo. Offriamo magari Krunic, non so quanto possono essere interessati, infatti no. Proviamo a offrire l'Axalt, che magari vale 12 milioni. Ok, sono interessati all'Axalt, chiedono 74 milioni. Ma stiamo scherzando, pochissimo. Io accetto, ragazzi. Accetto, ci andiamo a comprare anche Christian Eriksen al Milan. 88. Mamma mia che squadrone, ragazzi. Ragazzi, solo su FIFA possiamo fare queste cose, veramente, solo su questo FIFA. Lo andiamo a mettere al posto di Paquetà per adesso. Mamma mia che squadra, signori miei. Mamma mia che squadra. E anche la panchina non è da buttare questa volta. Non è da buttare la panchina, ragazzi. Questo è il mio Milan, è la squadra che sono riuscito a ricostruire. Fatemi sapere la vostra. Come sempre date un voto qua sotto nei commenti. Io adesso simulo tutto e ci vediamo dopo. Ragazzi, ci siamo e sto vedendo tra l'altro che abbiamo la finale di Europa League. Europa League che non ci dovrebbe nemmeno essere, ma va bene così. Comunque, finale di Europa League tra l'altro contro l'Inter. Quindi cioè, ci andiamo a giocare il derby. Prima di vedere la finale però, andiamo a vedere quanto abbiamo fatto in campionato. Abbiamo 59 di overall. La rosa, vediamo un po'. Cavani è decresciuto di 1. Piontek più 2. Thiago Silva decresciuto. Romagnoli si è infortunato. E vabbè, vabbè. Pure Caldara si... Pure Duarte, ma non c'ho più DC. Ma com'è possibile, FIFA? Ma basta. Non è possibile, non è possibile. Fanno infortunare tutti. Ma anche nella mia carriera col Piemonte Calcio, ragazzi. Vediamo in Serie A dove siamo. Quinti, ci credo. Ci credo, ci credo, ragazzi. Coppa Italia ha vinto il Piemonte Calcio. Noi siamo usciti in semifinale contro il Piemonte Calcio. E andiamo a perdere anche questa finale di Europa League, perché tanto è normale, ragazzi, c'ho tutti infortunati. Tra l'altro, magari per chi non lo sapesse, quest'anno hanno anche tolto la cosa di vedere tutta la partita mentre si simula. Quindi ragazzi, quando simulo il gioco tipo skipa da solo, è bruttissimo così. 2-2, abbiamo vinto i rigori. Doppietta di Eriksen, per fortuna. Doppietta di Eriksen. Un bacio, Christian. Christian Eriksen, almeno tu. Grazie mille. Comunque, cioè, veramente quest'anno un brutto, brutto, brutto gioco. Abbiamo giocato la finale dell'Europa League con Gabbia titolare, per rendervi conto, e vabbè. Per fortuna abbiamo vinto almeno l'Europa League in finale contro i cugini. Eriksen, acquisto veramente OP, doppietta in finale. E niente, ragazzi, il video finisce qui. Vi ricordo come sempre le magliette e di scaricare OneFootball qua sotto in descrizione. Fatemi sapere la vostra, soprattutto sull'hashtag FixCareerMod, quello che ditemi la vostra. Noi ci vediamo domani con la carriera allenatore con il Piemonte. E inoltre ci vediamo anche dopo su Twitch. Ciao ragazzi!